Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video nel quale parleremo di che cosa fare se le tue spalle, le tue scapole fanno dei rumori, degli scrosci, degli scricchiolii di vario genere. Questi rumori sono piuttosto frequenti, molte persone li avvertono, non necessariamente sono accompagnati da dolore, a volte la persona ha dolore alla spalla, ma non è particolarmente uno scroscio doloroso, sembrano due cose separate, però è spontaneo chiedersi: ma che cosa sono questi scrosci? Che cosa sono questi rumori? Sono indice di qualcosa che non va nella mia articolazione? Sono indice che si sta usurando? Svilupperò dei problemi a causa di questo? Bene, in questo video vedremo di rispondere a queste domande. Ti preannuncio, sicuramente la risposta è molto interessante. Vedremo insieme che cosa significano questi rumori, che cosa può succedere alle spalle che fanno questi rumori e da subito vedremo alcuni consigli ed esercizi per risolvere il problema anche molto velocemente. Vedremo in particolar modo una tecnica, guarda bene il video fino alla fine, per migliorare questo scroscio potenzialmente anche da subito. Prima di iniziare però alcune cose importanti: non dimenticare di lasciare un mi piace al video se l'argomento ti interessa, non dimenticare di iscriverti ai miei canali per rimanere in aggiornamento su quelle che sono le mie novità e magari lascia anche un commento sul che tipo di scroscio fa la tua spalla, perché effettivamente ce ne sono di vari tipi, come vedremo anche insieme tra un attimo. E intanto che lo fai, non dimenticare di guardare la descrizione del video, perché facciamo un attimo un passo indietro. Io sono Marcello Chiapponi, sono un fisioterapista, nella vita aiuto le persone a risolvere i dolori muscoloscheletrici, ma anche a migliorare la postura, migliorare lo stato di forma generale, e in buona parte faccio questo attraverso le mie metodiche espresse sotto forma di contenuti, corsi e percorsi online. Un lavoro che faccio veramente da tanto tempo e che mi ha dato tantissime soddisfazioni. A riguardo dell'argomento di oggi, ti consiglio sicuramente di iscriverti alle lezioni di prova gratuita del mio percorso Dolore di spalla alla guida completa, un percorso online che negli ultimi anni ha aiutato migliaia di persone. Sono tutti i miei protocolli di esercizi, routine e quant'altro per risolvere le problematiche di spalla, quindi molto in linea con l'argomento di oggi. Per accedere alle lezioni di prova gratuita, i link sono nella descrizione del video. Ecco perché dicevo di andare a guardare la descrizione del video. Allora, vediamo prima di tutto di che cosa parliamo. Allora, gli scrosci della spalla sono fondamentalmente di due tipi. Il clac secco, tipicamente adesso muovo la spalla e c'è un punto particolare in cui tac, l'articolazione scatta e dopo, subito dopo, fare lo stesso movimento non fa più il clac per almeno una mezz'oretta. Chi guarda, chi è iscritto alle mie lezioni, chi ha acquistato qualche mio percorso, potrebbe aver notato che anche a me capita a volte questa cosa. Stiamo facendo un esercizio in apertura, io cerco un attimo il movimento per cui fa un attimo lo scroscio e poi ovviamente l'articolazione va. Poi l'altro tipo di scroscio invece è un pochettino più comune, forse è un crepitio. Crepitio quando muovo la scapola, cric 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 crac crac, quando muovo il braccio, cric 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 crac crac crac. Sono due tipi di movimenti, di scroscio diverso, però fondamentalmente parliamo di qualcosa di molto simile. Perché? Che cos'è che scroscia? Beh, se parliamo del primo tipo di clac, a livello il pop e click singolo, è molto probabile, non sappiamo esattamente che cos'è che scrosci nell'articolazione. Questo è importante saperlo. Però la teoria più verosimile è che si formino all'interno dell'articolazione delle micro bollicine di aria, e quindi quando fai un determinato movimento l'articolazione va in una posizione tale per cui la bollicina scoppia, e quindi dopo un po', fino a quando la bollicina non si riforma, non rifà lo stesso tipo di rumore. Mentre invece per l'altro tipo di crepitio, anche qua non sappiamo esattamente che cos'è che scrosci. Però
Ma che cosa è del tutto verosimile? La spalla è un concerto di movimenti molto complesso, ci sono veramente tanti muscoli che vanno a interagire con il movimento della spalla e molti di questi sono piani muscolari che scorrono uno sull'altro. Quindi che cosa succede? Che se ci sono degli stati di rigidità, si possono formare delle microaderenze e molto probabilmente sono proprio queste microaderenze a creare poi questa forma di crepitio. Che cosa succede alla spalla che scroscia? Beh, la spalla che scroscia, no, rimaniamo un attimo qui. La spalla che scroscia, che cosa può succedere? Nulla. Né questo scroscio né l'altro sono indice di qualche cosa di particolare. Non c'è nessuna prova, nessuno studio, tale per cui la spalla che scroscia ha più possibilità di sviluppare dei problemi, dei dolori, delle usure. Quindi, se non è accompagnato da dolore, lo scroscio in sé per sé non significa nulla di particolare, non è indice che la tua spalla, certo, lo vediamo tra un attimo, è sempre un segno che qualcosa da migliorare c'è, ma non sviluppare preoccupazioni perché fondamentalmente non è detto che assolutamente hai le stesse probabilità di sviluppare un'usura alla spalla rispetto a chi ha la spalla che non scroscia fondamentalmente. Certo che, dicevo prima, è chiaro che se una spalla scroscia, e non scrosciava prima, è segno che qualcosa da migliorare sicuramente c'è. Infatti, molto spesso quando si vedono questo tipo di situazioni, quando ci sono delle forti tensioni muscolari, oppure quando ci sono state, la mia spalla scroscia perché? Quando è che ho cominciato a scrosciare? Quando ho avuto una infiammazione abbastanza forte, parlo ormai di veramente tanti anni fa. Ma come esito di questa infiammazione, molto probabilmente i miei tendini si sono lievemente ispessiti, la meccanica è un pochino cambiata ed eccoci qua. Ripeto, soprattutto se non è accompagnato da dolore, non significa nulla di particolare. Se è accompagnato da dolore, pensiamo al dolore e non tanto allo scroscio, però sicuramente il fatto che scrosci la spalla è indice di qualcosa da migliorare, o a livello di tensioni, o a livello di microinfiammazioni latenti. Ecco perché se la spalla scroscia non bisogna sviluppare preoccupazioni, ma è molto utile fare alcune cose che adesso vedremo, alcuni esercizi, una rieducazione, per cercare di mettere tutto questo complesso concerto di muscoli nelle migliori condizioni possibili. Ok? Magari lo scroscio non si rivoluziona, ma sicuramente questa è la cosa migliore che possiamo fare. Andiamo quindi a vedere gli esercizi che ti propongo per oggi. Allora, come prima cosa ti rinnovo sicuramente l'invito ad iscriverti alle lezioni di prova gratuita del mio percorso Dolore di spalla alla guida completa, perché lì troverai tutti i miei protocolli, la procedura per scegliere quale fa al caso tuo, molto molto semplice, molto molto funzionale. Vai a guardare i link nella descrizione del video per accedere immediatamente. Poi, per ridurre gli scrosci della spalla, abbiamo visto, sono molto legate alle tensioni muscolari, quindi una cosa interessante sicuramente è ridurre il più possibile le tensioni dei muscoli, principalmente attraverso lo stretching. Quindi in questo caso sicuramente ci viene comodo il classico allungamento del trapezio, quindi la posizione inclinata della testa tenuta per 20-30 secondi, e anche gli esercizi di apertura delle spalle, perché molto spesso le tensioni sono legate ad una posizione anteposta. Quindi l'esercizio che propongo più spesso sicuramente è l'apertura delle spalle, con braccia che vanno indietro e respirazioni profonde, 3-4 respirazioni profonde, 3-4 cicli, in modo da creare anche un allungamento a livello dei pettorali. Sempre rimanendo in termini di quello di cui abbiamo parlato di microinfiammazioni, di stato di infiammazione latente, cosa che si riduce bene quando i muscoli sono più vascolarizzati. Come li vascolarizziamo? Con l'esercizio. Qual è l'esercizio più utilizzato sicuramente che vascolarizza meglio la muscolatura della spalla? Le rotazioni esterne. Questo tipo di movimento con il braccio a 90 gradi e poi in molti casi mi creo anche una resistenza extra, ad esempio con un elastico. Sto minimo sulla quindicina di ripetizioni e faccio almeno un 3-4 giri per ciascun lato, anche se ti scroscia una spalla sola. Ma soprattutto la tecnica che voglio proporti in questo video
una tecnica di mobilizzazione scapolare, allentare la tensione dei muscoli della scapola proprio nel punto critico. Che cosa significa? Che la cosa che ti invito a fare sicuramente è vedere dove scroscia maggiormente la tua spalla, o con il movimento della scapola o con il movimento di tutto il braccio, che poi naturalmente coinvolge anche la scapola. Quindi mettiamo che la mia scapola, il mio braccio, comincia a scrosciare quando io, per esempio, sono in questa posizione, all'incirca, non c'è bisogno di un'estrema precisione, non preoccuparti. Bene, una volta che ho trovato il punto, mettiamo che sia questo, in cui scroscia maggiormente, da quel punto io mobilizzo, soprattutto in anteriore, la scapola. Come faccio? Mettiamo che sia, qui, ok, tengo il braccio bene diritto e spingo in avanti. Spingo in avanti tenendo la schiena bene diritta e ritorno. Spingo in avanti. E ritorno, poi magari tenendola più o meno alla stessa altezza, apro anche un pochino il braccio, spingo in avanti e ritorno. Creo vari tipi di tensione, 4-5 volte in un senso, 4-5 volte nell'altro, poi magari apro un po' il braccio e faccio lo stesso movimento, poi magari lo sposto leggermente un po' più su e spingo in avanti, braccio bene diritto, schiena bene diritta e cerco come se dovessi raggiungere un punto più lontano, creo una piccola tensione e ritorno. Spingo, creo una piccola tensione e ritorno. Se non riesci a trovare esattamente il punto in cui la tua scapola, la tua spalla scroscia di più, non preoccuparti, qual è la soluzione più semplice? Lo facciamo in tutti gli angoli. Quindi magari inizi a farlo in un angolo di questo tipo, spingo, poi in un angolo di questo tipo, spingo, poi in un angolo appena più su, spingo, poi in un angolo in alto. E spingo in alto, ok? Quindi ce lo risolviamo semplicemente facendo, 4-5 ripetizioni per ciascun movimento e ripetendo almeno un 3-4 cicli. Questo esercizio di mobilizzazione scapolare è veramente molto utile perché allenta le tensioni di quelle fasce muscolari che scorrono una sull'altra e le cui contratture e microaderenze spesso sono la causa supposta, perché abbiamo visto che non sappiamo esattamente che cosa li provoca, del rumore e scroscio articolare. A valle di tutto, ovviamente, come ho già detto, è meglio avere un programma completo che comprenda anche questi esercizi che ti permette di prenderti cura della tua scapola, della tua spalla, di tutto ciò che ci ruota intorno. Quindi, per l'ultima volta, ti invito a iscriverti alle lezioni di prova gratuita del mio percorso online, Dolore di spalla, la guida completa. Trovi i link nella descrizione del video. Per questo video è tutto, se ti è sembrato interessante non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali e magari scrivi anche nei commenti come scroscia la tua spalla, perché come vedrai ci sono veramente varie tipologie, alcuni che lo definiscono anche un pochettino inquietante, ma come abbiamo visto non necessariamente significa che ci sia qualche problema specifico a livello della spalla. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.